Siamo dati Gesù e Maria. Stiamo al martedì dell'ottava di Pasqua e oggi le splendide letture ci consentono di riflettere fondamentalmente su due temi molto importanti. Primo, l'importanza del pentimento e secondo, anche l'importanza della fede. A Gesù risorto, come testimonia l'episodio emblematico di Maria di Maddalena, ma non solo il suo, non si può accedere se non attraverso la fede, perché anche chi l'aveva conosciuto intimamente, personalmente, nella sua umanità, ci dicono i Vangeli, dopo la risurrezione non lo riconosce. Quindi altro è essere stati in contatto stupendo, ma sempre sensibile con l'umanità di Gesù, altro è entrare in contatto con la sua divinità che si manifesta nella risurrezione e per la quale i sensi ci aiutano ben poco. Ci vuole l'orizzonte della fede. Andiamo con ordine. San Pietro, abbiamo sentito, questo è il seguito della lettura di ieri, è il primo annuncio della risurrezione di Gesù subito dopo la Pentecoste, quindi dopo aver detto tutto, dopo aver mostrato come il Salmo 15, ecco, sia una prefigurazione tipologica di Gesù in cui si sia compiuto, termina il discorso dicendo: guardate, quindi Dio ha costituito Signore quel Gesù che avete crocifisso. E quando gli dicono: beh, e allora che dobbiamo fare? San Pietro dice una cosa molto importante: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Cosa ci sta dicendo? Guardate che il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra, sofferto, è morto e risorto, è uno solo. Uno, non ce ne sono altri. Il perdono dei peccati, cancellare il male che tu hai prodotto attraverso gli atti cattivi della tua volontà e darti la possibilità di vivere una vita nuova, sciolta dai vincoli e dalla schiavitù del peccato, ma secondo la sua volontà. Oggi noi tutti quanti siamo battezzati quando eravamo piccolini, ma tutti i predicatori autentici del Vangelo hanno sempre predicato la conversione che passa necessariamente attraverso il pentimento. Non fatevi battezzare, evidentemente, perché il battesimo si dice una volta sola, ma andatevi a confessare. Ecco, perché se non si fa questo, Gesù è venuto sulla terra invano. Nei giorni scorsi abbiamo meditato che Gesù è venuto sulla terra per distruggere le opere del diavolo, per cui chi non crede al diavolo non crede neanche allo stesso Signore Gesù Cristo, ma l'opera del diavolo per antonomasia è il peccato. E Gesù è venuto sulla terra per rimettere i peccati. Ricordiamo l'episodio del Vangelo, no? C'era il paralitico, gli portano sto paralitico scoperchio nel tetto, e Gesù che cosa fa? C'è coraggio, figliolo, ti sono rimessi i peccati. Tutti lo guardano e dicono: ma che dici? Ma che abbiamo scoperchiato il tetto per voglia rimettere i peccati? Ma vuoi guarire? Ma Gesù la prima cosa che fa, non gli restituisce la mobilità delle membra fisiche, perché non è questa la cosa più importante, non è questo il motivo per cui è venuto sulla terra. Gesù non è venuto sulla terra per fare miracoli, anche se li può fare e ne ha fatti qualcuno ed ogni tanto qualcuno lo fa anche oggi, ma non è questa la cosa più importante. Allora, se noi non siamo consapevoli di peccato, ecco perché dobbiamo sempre camminare in conversione, noi rendiamo vana la Pasqua di Cristo. E attenzione, che su questo noi dobbiamo fare molta attenzione, perché anche se pensiamo di conoscere i nostri peccati, anche quelli che abbiamo commesso, magari abbiamo fatto anche la confessione generale, nessuno di noi, io per primo, si senta tranquillo e sereno che ormai va tutto bene, ormai si vive in comunione con il Signore, non c'è niente da riformare. Non è così. Perché sono sempre molte più, e dobbiamo esserne persuasi, le cose che noi non vediamo di noi stessi di quelle che vediamo. E per cui dobbiamo sempre camminare, anche se questo costa assai, con il cuore e la mente aperti ad ascoltare
i modi con cui nostro Signore viene a correggerci, a metterci dinanzi le nostre miserie, i nostri peccati, o le nostre debolezze, le nostre imperfezioni, per farci camminare e andare avanti. Questo non cesserà mai fino a quando siamo sa tutto questo, solo se noi lo facciamo cessare chiudendo le orecchie, chiudendo il cuore, chiudendo l'intelligenza. Ecco, Maria di Magdala è la prima testimone secondo i Vangeli, la seconda secondo la tradizione, perché la prima è stata certamente la Madonna, della risurrezione, nel senso che è la prima destinataria dell'apparizione di Gesù risorto. Chi era Maria Maddalena? Una grande peccatrice pentita, però. Non è un problema essere stati grandi peccatori, non è un problema, purché ci sia un pentimento profondo e sincero. Gesù disse di Maria di Magdala: le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Il pentimento, attenzione, e cos'è il pentimento? È il dolore dei peccati, ma il dolore fino a piangere come bambini, a piangere ruscelli di lacrime, motivato da cosa? Dall'amore a Gesù. Peccando ho dispiaciuto te, ho dato dolore a te, io peccando sono stato la causa vera, reale della tua passione e della tua morte, e questo mi fa spaccare in mille pezzi il cuore. Questo è il pianto del pentimento, questo è il pianto che Maria di Magdala pianse ai piedi di Gesù, asciugando le lacrime con i suoi capelli e poi baciandogli i piedi, in segno di amore e di umiltà, ecco, e di proprio voler trascorrere tutto il resto della vita appunto ai piedi del Signore, cioè in obbedienza di Lui. Ecco perché vide per prima Gesù. Ecco, ma Gesù non si fece toccare, c'è il famoso nolini tangere, perché la sua santissima umanità glorificata doveva prima presentarsi al cospetto del Padre. Sicuramente la Madonna, quando l'ha visto, l'ha toccato, l'ha abbracciato e l'ha baciato, io non ho nessun dubbio. Maria di Magdala no. Questo ci fa comprendere che il nostro cammino di conversione, Maria di Magdala era una grande pentita, ma ancora aveva molto da camminare, molto da purificare, come poi la tradizione ci ha insegnato, perché dopo l'ascensione ella condusse una vita di penitente, penitenza molto severa, è la patrona dei penitenti Maria di Magdala, ecco, a completare quell'iter di consumazione d'amore che fu poi la penitenza, che l'avrebbe proprio portata alla pienezza, come dire, della, appunto, della purificazione da tutte le scorie e le conseguenze di una vita di peccato comunque vissuta. Questo ci rende pienamente aperti e accoglienti dinanzi alla grazia che attraverso la passione, la morte e la resurrezione il Signore ci ha acquistato. Quindi chiediamo, imploriamo al Signore, perché è una grande grazia. Primo, il pentimento perfetto dei peccati commessi. E secondo, gli occhi sempre aperti su quello che tuttora non funziona nella nostra anima e che dobbiamo avere l'umiltà di saper riconoscere quando il Signore ci aiuta e di saperlo correggere per camminare sempre verso una maggiore perfezione e santità. Siano lodati Gesù e Maria.